Beh, Antonella Brancaccio nasce da una combinazione di vari fattori. In primis direi l'essere nata, cresciuta, educata in un paese come l'Italia, in una città come Napoli, e cresciuta in una famiglia tradizionale italiana che non è di poco peso, è molto importante. Nascere in una famiglia dove ti senti amato, dove hai un ruolo, dove sai di avere dietro di te una famiglia che ti dà sempre il supporto, ti dà un'identità. Un'identità che poi continua fino a quando diventi più grande, perché poi hai un ruolo diverso, che è quello della mamma e di insegnare ai tuoi figli quello che è stato insegnato a te. Poi, parlando di mamma, Antonella nasce dall'avere una mamma che è stata sempre molto presente, ma soprattutto che mi ha insegnato che nella vita si può tutto. E quindi sono i tre elementi fondamentali. Beh, torno troppo poco a Napoli, mi piacerebbe tornare sempre. È una città che mi manca moltissimo, che mi ha formata. E beh, la prima tappa è a casa di mamma, ovvio, no? Che è casa mia, la casa dove sono cresciuta. E poi a Napoli devo andare a Via Partenope, la prima cosa, devo vedere il Vesuvio da lontano, il mare e il Castel dell'Ovo, che secondo me poi racchiudono un po', no? Napoli, il Vesuvio che rappresenta non solo una bellezza naturale, ma anche una filosofia di vita per noi napoletani. Ma come nasce in te la decisione di lasciare Napoli, per gli Stati Uniti? Beh, diciamo che non è stata proprio una decisione mia andare negli Stati Uniti. Mio marito, che allora era il mio fidanzato, che è un italo-americano, dopo un'esperienza qui in Italia, ha creduto più utile ritrasferirsi negli Stati Uniti per le opportunità che offrono, per cui mi ha proposto di trasferirmi. Una proposta che io ho accettato, per lo spirito forse di avventura che mi contraddistingue. E da lì è iniziata l'avventura americana. Nonostante tu sia una presenza ormai fissa nei grandi eventi della alta società americana, non perdi mai occasione di promuovere l'Italia, la sua cultura. Sono un'italiana molto orgogliosa. Per cui fin dal primo giorno coinvolta in organizzazioni non profit che promuovono la lingua e la cultura italiana. E quindi poi da lì nasce la figura di console onorario. Un marito italo-americano, tre figli nati in America, ma quanta Italia c'è nella tua famiglia? Direi c'è tutto, è tutta italiana, tutta napoletana, sì. E come ti dicevo, sono un'italiana orgogliosa, per cui non potevo non educare i miei figli secondo i nostri valori tradizionali. L'educazione comincia dal parlare solo italiano in casa, al cucinare, no? All'italiana, a rispettare le tradizioni e la cultura italiana. Per esempio, te ne dico una, festeggio gli onomastici, cosa che non è festeggiata negli Stati Uniti, aspetto l'8 di dicembre per mettere sull'albero, insomma, e quindi educare i figli a questa cultura che però non solo nelle tradizioni, ma anche nel modo di vivere. Per esempio insegno ai miei figli, e credo che questa sia una cosa prettamente italiana, a utilizzare le proprie abilità anche a favore degli altri. Cioè, se tu hai un'abilità, non utilizzarla solo per te, ma non essere individualista, cosa che invece l'America è. L'America è un paese individualista e non ci si pensa mai agli altri. Invece io educo i miei figli in questo modo, che penso che sia una cosa nettamente italiana. È vero che le istituzioni italiane non sono sempre vicine agli italiani all'estero? Beh, diciamo, non dico che le istituzioni non sono vicine,
Ci sono perché c'è una bella rete consolare, cioè da console onorario te lo posso dire. Quello che forse invece manca è sono i mezzi e ci manca personale, per esempio, all'interno dei consolati, soprattutto il consolato di Miami, che oramai è in crescita smisurata, non ha personale adeguato alla domanda che invece ci sta venendo. Per cui molto spesso si parla di inefficienza, ma non è inefficienza del consolato o inefficienza di chi ci lavora, è la mancanza di mezzi, di fonti. Quindi si potrebbe fare di più, certo, infatti desidererei fare un appello alle istituzioni e denunciare questo stato di malessere degli italiani all'estero per mancanza di fondi, praticamente di personale. Per un americano che vuole venire in Italia è sicuramente un'esperienza da fare, non solo per godersi la bellezza, godersi il cibo, ma direi anche fare un'esperienza personale, perché il popolo italiano è un popolo diverso dal popolo americano. Cioè, gli italiani hanno questo spirito di accoglienza, di tolleranza. Quindi a un americano direi sicuramente di venire per almeno apprezzare queste tre cose molto importanti del popolo italiano. Bene, allora io ringrazio innanzitutto te e il tuo show per avermi come ospite oggi. Mando un affettuoso saluto a tutti i telespettatori e un saluto agli italiani all'estero con i quali mi medesimo in tante cose, ma soprattutto che ringrazio per il grande supporto e sostegno. Grazie.